Notte di paura tra San Lorenzo e La Castagna, la periferia di Isernia. Alle 19 una villetta è stata visitata da una banda di ladri che sono riusciti ad entrare forzando una porta secondaria senza però rubare nulla. Alle 22 il secondo tentativo, questa volta i ladri hanno tentato l'ingresso in una villetta nonostante la presenza all'interno dei proprietari. È suonato l'allarme, i malviventi si sono dati alla fuga nei campi. Sul posto è giunta la squadra volanti che ha cercato per tutta la notte invano i fuggitivi nel bosco. Intanto la scientifica nelle due villette ha cercato elementi utili all'identificazione dei responsabili dei tentativi di furto. Questa mattina alcuni residenti, a poca distanza da una delle due villette visitate dai ladri, hanno rinvenuto un macete presumibilmente utilizzato per effettuare le effrazioni, ma che sarebbe divenuto certamente un'arma vera e propria qualora i ladri si fossero sentiti minacciati. Qualche giorno fa, incontrata a Castagna, la videosorveglianza di una villetta ha immortalato due uomini a volto coperto che, dopo aver scavalcato il muro di cinta, si sono avvicinati all'abitazione. Da un finestrone a piano terra hanno notato che i proprietari erano all'interno. Anziché desistere, come avrebbe suggerito il buonsenso, hanno cercato un ingresso sul retro. Anche in questo caso sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme. Intanto i residenti hanno ottenuto un incontro con il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, per chiedere l'installazione di telecamere all'ingresso ed all'uscita della contrada, sia come deterrente per i malintenzionati, sia per monitorare il traffico della contrada ed identificare eventuali targhe sospette.